La trasformazione della religione osiriana in una misterosofia di tipo ellenistico avvenne quando l'Egitto si aprì all'influsso greco, dopo la conquista di Alessandro. I suoi successori sul trono dei faraoni, specialmente Tolomeo Sotere, vagheggiarono subito il programma di fondere un'idea religiosa comune, l'elemento greco dominatore stabilitosi in Alessandria e l'elemento egizio, tutto stretto attorno alla sua casta sacerdotale e ai suoi dei chiusi nei vecchi tempi venerabili. E ripugnante alle deità introdotte dagli stranieri. L'idea unificatrice fu offerta da Osiride, il dio più venerato dagli egiziani, suscettibile di ogni devozione da parte dei greci, sia perché profondi estimatori della pietà egizia, sia perché presentava in sé caratteristiche che lo ravvicinavano a Dioniso, il dio tracio dei macedoni dominatori, morto dilaniato come Osiride e come questo risorto a vita immortale. Allora, Dioniso io l'ho trattato in un PDF, per chi volesse approfondirlo meglio me lo chiede e glielo spedisco. Tra le varie localizzazioni del culto osiriano fu prescelto quello menfita, dove il bue Apis fu considerato come l'immagine più bella dell'anima di Osiride nella sua vita ultramondana e si ebbe così User più Apis, Serapide, frutto di un abilissimo compromesso politico-religioso. A lui furono eretti per tutto l'Egitto ben 34 serapei, a cominciare da quello famoso di Alessandria. Allora, io Serapide l'ho trattato in un video qualche tempo fa, leggendo di Iside, era anche rappresentato sotto forma di serpente, lui e lei. Per chi volesse avere, ecco come dicevo, per chi volesse vedere un po', c'è la scena famosa del film Agorà, dove si vede propriamente i cristiani che tirano giù la statua di Serapide, che era posta proprio all'inizio della città. Durante il periodo ellenistico, Iside, che è indissolubilmente associata al mito osiriano, finisce col concentrare in sé tutto il meglio dei misteri, forse in virtù delle arti sagaci che si impiegò sul cadavere dello sposo e che hanno finito col farla considerare come la causa efficiente della risurrezione di Osiride. Come l'ordinatrice dell'universo e madre degli dei, istitutrice dei riti religiosi, protettrice della navigazione del Nilo e su mare, conduttrice del sole, la più grande in una parola della divinità, riuscendo per un naturale processo di sincretismo, di cui la prova più luminosa è la famosa litania di Osiride, di Iside e di Ossirinco, ad applicare a lei i nomi delle varie divinità spose e madri proprio dei culti misteriosofici fiorenti nel bacino mediterraneo. Allora, come dicevo appunto, in realtà questo concetto della risurrezione era già presente presso gli Egizi, solo che presso gli Egizi aveva due valenze, cioè il dio morto che risuscitava e la dea che lo risuscitava. Ovviamente nel passaggio al cristianesimo è rimasto solo il primo passaggio, mentre il secondo personaggio, che era rappresentato proprio da Iside, è sparito nel nulla, voglio dire, cioè loro lo hanno propriamente eliminato del tutto. Il culto esiaco aveva luogo nei templi costruiti dovunque sul modello di quelli egiziani e si divideva in giornaliero festivo. Quest'ultimo aveva luogo specialmente in due date: il 5 marzo, quando si riapriva la navigazione, una barca ornata veniva spinta nel mare, e il 12-14 novembre, specie di rappresentazione sacra, morte del dio ad opera di Set, ricerca del suo corpo fatta da Iside. Lamentazione ai riti di sepoltura, vittoria di Horus su Set, risurrezione di Osiride e al suo ingresso solenne nel tempio. Un apposito sacerdozio maschile e femminile presiedeva le feste in veste di lino, avendo per distintivo il sistro e il secchietto per le abluzioni. Né mancavano le confraternite che disimpegnavano l'una e l'altra dalle funzioni liturgiche, i pausari Isidis per le processioni e tappe o stazioni, i postofori che portavano le edicole con l'immagine della dea, i melenofori, i nero vestiti che prendevano parte in veste di lutto alla passione di Osiride, i Nabautontes, marinai rappresentanti l'equipaggio di Iside quando muove alla ricerca dei resti di Osiride tra gli acquitrini del Nilo, le stolistee destinate alla toeletta della dea.